siamo qui con Veronica Alfone, studentessa Università di Tecnologia Alimentare a Portici e presentatrice per la prima volta a Tra Palco e Realtà. Veronica, tu studi tecnologie alimentari, che cosa c'entri con Tra Palco e Realtà? Niente, infatti è un esperimento, è la mia prima volta e sono emozionatissima. Sei felice di essere qui per la prima volta? Sì, un sacco, mi fa molto piacere. Cosa ti aspetti da Tra Palco e Realtà? Di divertirmi, di sentire buona musica e stare in compagnia di ottimi amici, nonché colleghi. E come sappiamo, come abbiamo già detto precedentemente, i partecipanti possono essere eliminati da persone esterne, sì. Cioè possono essere sfidati come si fa ad amici. Sì. Perché consigli a queste persone esterne di venire qui a Tra Palco e Realtà? Perché la prima edizione è andata già bene, la seconda si è ampliata, abbiamo concorrenti da Castellammare di Stabia, da Napoli, da Salerno, quindi è un ottimo trampolino di lancio e una perfetta vetrina. Perché hai specificato per prima Castellammare di Stabia? Non lo so, perché mi sono ricordata di Castellammare di Stabia per prima, quindi ho detto...